E bentornati sul canale di All Games Italia, sono Gwenelan e oggi giochiamo, continuiamo a giocare a Fallout 1. Dunque, dove eravamo rimasti l'ultima volta? E eravamo tornati al nostro vault per consegnare il water chip al capoccia qua, al supervisore. E che ci ha dato una bellissima notizia. Praticamente pare che ci siano... dov'è? Qui. Pare che ci siano... che ci sia una specie di fabbrica di mutanti da qualche parte nella mappa e questi simpatici mutanti non sono esattamente gli ossetti del cuore, hanno deciso di distruggere tutto, o comunque sembra questo sia il loro scopo. Di conseguenza dobbiamo trovare la fonte dei mutanti, distruggere la fonte dei mutanti e distruggere ovviamente il capo dei mutanti. Praticamente ci sta mandando allo sbaraglio a fare i suoi sporchi lavori. A parte tutto questo, abbiamo recuperato anche una comunicazione di questi mutanti, che è la prova appunto che ce n'è più di uno, che sono organizzati e tutto quanto, e quindi adesso dobbiamo semplicemente, tra virgolette semplicemente, trovare dove si trovano, dove sono questi qui. E qui parte un altro conto alla rovescia, se non ricordo male, ma nascosto, cioè mentre il conto alla rovescia del water chip era qui, posizionato qui. E se non ci fossimo sbrigati entro un tot di giorni ci sarebbe stato il game over. Il conto alla rovescia invece per quanto riguarda i mutanti è segreto, se ricordo bene. Comunque, prima di tutto questo stavamo cercando di esplorare, volevamo esplorare questo vault e vedere un po' se ci sono missioni secondarie, negozi, eccetera, eccetera. Premetto che non mi ricordo una mazza di questo posto, cioè non mi ricordo chi è dove, quindi taglierò le parti inutili. Se ci metto 3 ore ad arrivare a una persona che mi dà una quest, non vi sorbirete le 3 ore di passeggiate inutili. Quindi, detto questo, andiamo. Questo tizio è interessante. Il supervisore dice che il mondo esterno è pericoloso, ma tu andare a dare un'occhiata no, eh? Se su questo terminale tu utilizzassi un approccio più scientifico, potresti ricavare un maggior numero di informazioni. Proviamo. Non so se ho scienza abbastanza elevata, ma... Non funziona? Ecco. Questo terminale controlla le funzioni del vault ed esegue i compiti amministrativi di routine. Cioè, non serve a niente per noi. Vabbè, non ci interessa esaminare ognuno di questi cosi. Grazie per aver trovato un nuovo water chip. Adesso il morale è migliorato e la gente è meno propensa a infrangere le leggi del vault. Ok. Pensavo mi volessi dire qualcosa di utile, invece no. Cosa c'è dietro di te? Grazie per averci salvati. Possiamo saccheggiare un po' qua? Possiamo. Fiaschetta d'acqua, vabbè, ma non voglio cacciargli l'acqua, questi qua. Non è giù, questa è tutta acqua. No, ok, questa la possiamo prendere. Mentat è un kit di pronto soccorso. Ora, se ben ricordo, ci servirà roba anti-radiazioni. E apri. Come non posso andarci? Perché? Ah, certo. Perché mi avete bloccata, imbecilli?
Oddio, come esco da qua adesso? Questo è il bello dei giochi moderni, pardon, dei giochi antichi. Interessante. Torniamo tra poco. Sì, ho caricato la partita. Per forza. No. Non ti azzardare ad andare lì. No, sì, spostati subito. Ma quindi non c'è più il Mentat? No, eccolo qua. Avevo sbagliato. Ok, usciamo da questa trappola mortale. Qui c'è una specie di salamensa. Sei un'eroina. La mia piccola vuole diventare come te quando sarà grande, ma non credo mi faccia piacere. Vabbè, commenteremo alla fine questa cosa, perché per quei pochi di voi che non l'hanno giocato, non voglio fare spoiler. Venite qua. Grazie per averci salvato. Io ricordavo che uno di questi computer servisse a qualche cosa, ma forse ricordavo male. Forse era uno di questi. Venite qua. Com'è il mondo esterno? È una bella domanda. Forse era questo? Conoscenze scientifiche. Passi un po' di tempo a leggere quanto proposto dal sistema di insegnamento computerizzato del Volt, ma non impari nulla di importante. Il tuo maestro ormai è il mondo esterno. Oh, c'è una persona qua. Non dimenticare di passare dal medico, anche qua c'è una persona. Vabbè, non è niente di importante. Andiamo. Dove siamo noi? A livello 1, 2, 3. Eravamo a livello 3, bene. Il bello è saperlo. Ok. Non mi ricordo per niente quest'area. Questo vuol dire che qua ci sarà qualcosa di importante. All'inizio avevo qualche dubbio che ce l'avresti fatta, ma adesso mi fido di te. Mi fa piacere. Ah, beh, sono stanze praticamente. Oh mio Dio, non voglio guardarmelo tutte. Cindy, questa tipa ha un nome. Andiamo dalla tipa col nome. Entra. Ci hai salvati, grazie. Non posso dirti nulla. Stai attento quando viaggio all'esterno del Vault. No, io pensavo che avendo lei un nome. Sarebbe stata importante in qualche modo, invece no. Questa tipa. Abitante del volto infuriato. Grazie per averci salvato.
Niente, ma forse avrei dovuto parlargli. Non mi dite che avrei dovuto parlargli prima di consegnare la missione perché mi spara in testa. Teresa, anche questa ha un nome. Ah, non pensavo che ci saresti riuscita, ma hai fatto un buon lavoro. Grazie per averci salvati tutti. Tutto qua. Tutto qua. Parlami di... Stai parlando con me, Cindy? Non ne so nulla. Supervisore. È legato al passato. Non vuole accettare che sia giunto il momento per noi di costruirci un nostro futuro. Ok, ciao. Ma io posso entrare senza aprire le porte ogni volta? No. Devi essere davvero coraggiosa per avventurarti all'esterno del Vault. Grazie per averci salvato, usciamo da qua. Vediamo qui, grazie, grazie, sei grande. Non credevo ce l'avresti fatta, grazie della fiducia. Sei un'eroina. Ah, devo entrare qua. Ho sentito che hai salvato il Vault, grazie, ho bisogno d'aiuto. Forse perché... Lascia che ti aiuti, questo è il medico. Sono guarito. Ok. Vabbè, questo è niente, un computer medico. Vorrei che mi apriste la porta. Niente. Oh, Gesù, Ian, togliti dai piedi. Niente, allora proviamo a tornare un attimo sopra. Ok. Grazie per aver trovato il nuovo Waterchip. Magari posso parlare con te? Waterchip. Il chip controlla il livello di purezza della scorta d'acqua sotterranea. È un dispositivo fondamentale che non può essere riparato. Acqua. Supervisore. È la più alta autorità del Vault. Il Vault segue le sue decisioni. Vault. E dove viviamo? Ma questo dovresti saperlo. Io? Non ne so nulla. Me? You? Niente. Come non posso andarci? I just wanted to let you know that the water supply is stabilized. Actually, we're rebuilding our reserves. You did great. I don't like your reports. Vabbè, questo ci sta ripetendo quello che abbiamo visto in Mutanti. The mutant population is far greater than could be exactly. And as you've probably as long as someone is creating hostile. Ok, niente questo. Sto seguendo delle tracce. Ok, mi pare che ci aveva detto di andare verso ovest. Beh, allora qui non c'è una mazza da fare, o perlomeno io non riesco a fare una mazza, quindi... niente, andiamo. Andiamo via. Livello 1. Dove siamo col personaggio? Ah, ok, dobbiamo scegliere anche una strenna. Siamo passati di livello, quindi fatemi ci ragionare un attimo. Ok, credo che andrò con bonus volume di fuoco. Sì. Ne cerchiamo un altro, ma mi sa che viene a un livello diverso, quindi facciamo questo. E abbiamo anche punti abilità.
Tan tan tan, tan tan tan. Allora. Dialogare mi sa che va abbastanza bene. Scassinare, idem. Armi leggere, ormai siamo proprio... No, direi di andare un po' con... Direi di cominciare ad aumentare un po' le armi energia. Stavamo usando pronto soccorso, se non erro, però sono un po' indecisa. Teniamoli questi per ora. Sì, teniamoli, andiamo avanti. Dunque, andiamocene da qua. Perfetto. Dov'è il nostro inventario? Ok. E direi di metterci anche l'altra armigella. Il lanciafiamme è estremamente interessante. Comunque. No, i topi. Sto andando nella direzione giusta. E vabbè. Venite. Ok, allora, il tizio ci ha detto di andare verso ovest. Quindi verso ovest noi abbiamo... Questo è l'est. Va bene. No, direi di andare prima a Shady Sands. Che è a est, però... lo facciamo per andare a vedere come sono cambiate le cose nel frattempo. All'entrata. Che cos'è questo? Un cane che però non è il mio. Come vedi, io sono disarmata. Anche tu? Ah, già, sì. Perché? Va bene, mettiamo via l'arma prima che ci sparano in testa. Ecco. Grazie a Dharma sei qui, viandante. La mia ragazza, cioè Tandi, la figlia di Aradesh, è stata rapita. Crediamo che siano stati predoni. Voi, naturalmente, sapervela cavare da solo 5 minuti? No. Dove si trovano questi predoni? Wow, che disdetta! Beh, ci vediamo. Mi dispiace, ma non credo di essere in grado di aiutarvi. Dove si trovano? Si trovano a sud-est. Ti prego, sbrigati. Non oso pensare a cosa potrebbero farle. Non ho detto che ti avrei aiutato. Ho già abbastanza problemi per conto mio. Siamo proprio delle stronze. Quanto sei disposto a pagarmi per questo lavoro? Devo aiutare la mia gente, mi dispiace, no? Diciamo, ok, la salverò. Vediamo cosa ha da dirci il capo. Thank goodness you came. I am in desperate need of assistance. My daughter Tandy is missing. I do not know what to do. My people are not skilled in this. Already 3 patrols have gone out to look, but none returned. Will you help me? Povera gente, però.
D'accordo, chi pensate possa averla rapita? Seth and I believe one of the Raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen. D'accordo, ci penso Please, io. Talk to Seth. He knows much about these raiders. And Godspeed, Wanderer. Ok. Dov'è questa lancia? Un'asta con la punta affilata, l'impugnatura è di legno, la punta è di acciaio temprato, bla bla bla. Ok. Questo perché non portate armi all'interno di questa cittadina. Dov'è Tandy? Perché non sei andato a salvarla? Mi serviranno un po' di provviste se volete che affronti quei tizi. Ho deciso che quella piccola vagabonda non valeva la candela. Sbrigati, ti prego. No, io volevo chiederti dei predoni. Parlami di predoni, se riesco a trovare la mia. Mi spiace, non ne ho la più pallida idea. Lancia. Spear. Tandy. Vabbè. E ottenere informazioni da questi stronzi è molto complicato, non ha importanza. Andiamo. Ora, mo, lui ha detto a sud-est, giusto? Quindi immagino qua. Predoni. Non abbiamo salvato! Salva. E, mio Dio, non mi ricordo cosa servono la metà di questi salvataggi. Ok, va bene, lo mettiamo qua. Ma sì. Ah, sì, fattoria Irwin, che è proprio vecchissimo. Sì, sovrascrivere. E lo chiamiamo. Tandy save. Vai. Ok, andiamo. Ormai sono abituata agli autosave dei giochi, quindi. Base. Direi che possiamo smettere questo atteggiamento pacifico e pacifista. Se sentite strani rumori sono le mie bestie. Ok. Questi ti danno delle lance, quindi proviamo a parlarci. A meno che tu non voglia guai, faresti meglio a mettere via quell'arma. Anche tu? Tu cuoque? Ci sto provando. Ok. Ok, vediamo se è qualcosa di diverso. Vuoi divertirti? Non lo so, è una minaccia. A meno che tu non voglia guai, faresti meglio a mettere via quella. Non ho nessun'arma, idiota. Questo Garl, leader dei predoni, e questa è Tandy, quindi direi proprio che sono stati questi stronzi. Ok. Questa chi è? Una donna coperta di livide ferite. Poverina. Che cosa vuoi? Voglio che la ragazza sia liberata. Sono venuto in pace per negoziare la liberazione di Tandy. Voglio vederti morto. Proviamo a negoziare, prima di tutto. Bene allora, cosa offri per il suo rilascio? Io rappresento una minaccia che nemmeno puoi comprendere. Vuoi davvero rischiare di affrontare la mia ira? Ti darò qualcosa di ugual valore. Sarebbe una gran cosa per la tua anima. Voglio combattere con te per Tandy. No, rappresento una minaccia, proviamo così. Per quale strana per qualche strana ragione, cioè un idiota, ti credo. Puoi prendere la ragazza, ma non ritornare se non vuoi affrontare la nostra ira. Ok, Tandy, andiamocene da qui. Adesso ce ne andiamo, poi torniamo e gli facciamo un culo così. Venite. Dov'è Tandy? Torniamo a Shady Sands. Dan dan dan. Ok. Andiamo direttamente all'entrata. Bene. Andiamo prima da tuo padre stavolta. I bambini che giocano sempre come se fossero inseguiti dai mostri di Silent Hill. I will be forever in your debt for your courage and bravery, Wanderer. Here is your reward. Mi ha dato 500 punti esperienza per aver liberato Tandy, poi 400 per aver riportato Tandy e non so che mi sta dando come ricompensa. What do you wish to know?
Com'è la situazione in questa Since you zona? brought my Tandy back to me, Le cose things are vanno molto quite bene. fine. Cosa puoi dirmi degli altri Junktown villaggi? lies south of here, though there is little in the way of visiting Vabbè, to niente. me. Non mi Until we dice meet nulla again. di utile. Ok. E che mi hai dato come ricompensa? Un cazzo. Sono molto delicata, ma. Ok, bene. Adesso usciamo da qua. Parliamo con lui, magari anche lui mi vuole ricompensare. Tutto il villaggio ti ringrazia per aver sterminato i ravi scorpioni. Vabbè. Di Tandy invece non ci interessa. Salva, sei sempre qua, sì. E andiamo a fare il culo a questi predoni. Bene, vai. E direi proprio di... Ho sbagliato. Volevo... Vabbè, è ormai. Però sono veramente tanti. Abbiamo salvato. Quanti punti ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alla testolina. Ha imprecato tutti i santi praticamente. Ok. E ti posso colpire di nuovo in maniera generica. Vai. Bravo cagnetto mio. Anche se stai mancando il bersaglio, ma non ha importanza. Io vivo. Goditi la giornata. Sei morto. Perfetto. Per favore non vi spostate troppo in là perché non voglio... Tutto, vai. Questi, anche se non ce la faremo sicuramente a portare tutto. Tra l'altro, sta lancia che cazzo ci serve? Tra l'altro vorrei proprio capire, cosa ho addosso io? Armatura di cuoio. Non sono soddisfatta. Allora, dov'è il mio fucile? Era questo, giusto? Put it here. Questo cos'è? Armatura di cuoio, vabbè. Ok. Salviamo di nuovo, salviamo con speranza. Dunque, sì, io faccio sempre così, 10.000 salvataggi di cui il giorno dopo non mi ricordo assolutamente l'utilità. E questo è mio. Voglio proprio vedere la tua utilità. La mia faccia! Di cazzo. Scusate, ma se l'è praticamente chiamata. E perché tu non stai usando? Non hai munizioni? Ah, sono per primezza di questa cosa. Ma qua non vedo, ma qua sì però. 48 alla testa. No, cancella. Mi posso anche avvicinare un po'. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ritirarmi di 2. No, di 7, di 2. Proviamo. Alla gamba. Voilà. No, ma cagnetto mio, non andare troppo avanti però, perché poi se la prendono con te. Ecco appunto. Alla gamba anche tu. Ventotto punti vita. Adesso sta male come dopo un appuntamento al buio è andato storto. Mi pare solo giusto. E posso anche farla fuori? No, ma no, non ho munizioni, possibile? Again? How can this be? Ah no, è semplicemente stata uccisa. No, allora sto ferma. Ha ucciso il predone, ok. Ma no, il mio cagnetto è andato lì!
Ian, ma tu la pistola non ce l'hai? Ok. Guardate se mi fate fuori il cane. Non vi faccio fuori. Vi trapasso praticamente. Alla gamba, vai. Non toccare il mio cane. Ecco, prendetevela con me, bastardo. No, sempre alla gamba, all'altra gamba. Ecco. Ecco. Sembra solo giusto. Tu hai mancato. Ian, ma... Vabbè. Ehi! Chi ha colpito il mio cane? Questa stronza è stato. Sono stati tutti, praticamente. Come arrivo qua? Non ci posso arrivare. Il mio cane si deve spostare. E devo caricare. Ho tre. Posso spostarmi di tre. Qui no, ma qui sì. Vai. Ecco, bravo cagnetto. Ah, Dogmit è stato colpito al posto mio. Mo parliamo, tu e io. Ma come? Ho colpito anch'io mio cane. Non mi piace per niente questo... questa cosa. Adesso la misura è colma. Ok. Ma... scusate, non vorrei dire, ma io... Io non ho niente perché devo ricaricare. Voilà. Oddio, forse mi conveniva tenerlo. Ma dov'è Ian? Vabbè. E no, riprendiamo un attimo questo. Cioè, questa è una schiava. Questa no, però. Forse devo ricaricare again. No, no, semplicemente proprio non lo vedo. No, e allora... facciamo tipo quattro passi. No, ne sentiamo qui e basta. Fatica sprecata. Ian, ti devi cacciare da lì. Cioè, non so, mi pare... Ma questo che cos'è? Non voglio la parete, voglio la persona. No, non vorrei beccare per sbaglio... una schiava o uno schiavo, praticamente. E non vedo. Vabbè, proviamo. Gwen.
Ma forse era una schiava? E mi sa di sì. Mi sa di sì, mi sa di sì. Dobbiamo caricare. Che pacco. Ok, allora direi come prima cosa controlliamo. Mayan ha delle munizioni. Qual è il suo problema? Gli ho dato un'arma diversa. Non sa che arma devo utilizzare. Forse gli devo dare queste munizioni? Oh, Gesù. No, ok. Allora, io ho una, due, due, tre. Bene. Lui non so che cacchio sta usando, ma... Due, due, tre, ok. Io gli ho dato queste, giusto? E... Figlio mio. Usa la tua arma migliore. Nulla. Quindi... ovviamente. Perfetto, allora. Boh. Vediamo anche un po' di qua. Toh. E poi vediamo. Ok. Andiamo. Andiamo di qua per questa volta. Per questa volta. Andiamo di qua questa volta. Voilà! Uccisa! Non posso perché ci sono persone. No, Dogmeat, non andare fino là. No, io sono in una posizione pessima, ma se facessi così, forse no. Proviamo a mirare al linguine. Ma no! Non vale la pena. Bene. E li abbiamo anche uccisi, guarda un po'. Vorrei tanto un tasto cogli tutto. Ho raggiunto al massimo della mia capacità di trasporto, vabbè. Poi veniamo qua a prendere le cose che ci interessano. Questa cos'è? Il Desert Eagle. La possiamo prendere almeno? Che palle. Il cuore? Lo possiamo prendere? Le munizioni? A meno che tu non voglia guai, faresti meglio mettere via quell'arma. Un po' troppo tardi, mi sa. Voilà. Ok, questo sta uscendo. Proviamo, 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 proviamo la gamba. Oh, munizioni esaurite. Il tuo corpo è debole e pietoso.
A chi ho beccato? A nessuno. Ho mancato il bersaglio. A 2 centimetri. L'importante è saperle le cose. Ok. Perfetto. Ton ton ton, ton ton ton. Alla gambina. Oh. Leggermente 90 punti vita. Io ho fatto un critico per 90 punti vita. Cazzo. Ok. Direi... Ja. Attento a chi becchi. No, Yana ha semplicemente mancato il bersaglio, proprio... totale. Chi è questo tipo non mi ricordo, vai. Garl, il capo. Ha subito un colpo critico per 78 punti vita ed è leggermente crepato. Ah, pensavo fosse morto. No, era solo andato a tappeto. Ehi! Becchiamo lui. Ed è stato ucciso, predone guardia. Un 80% ancora ce la dovrei fare. Ok, aio. Sempre alla testa. L'ho distrutto. Oh, scusate. Penso sempre che il mio turno vada in automatico ogni tanto. Invece no. Questo è Toila, Taila, Toila. Io da qua a là, con tutta la buona volontà, non arrivo, eh. Cagnetto, non entrare nella stanza. Allora, forse prima di tutto munizioni. Secondariamente, 95% qua non vedo, ma vedo qua. Andiamo alla gambina. Ma chi è questa persona? Cioè, no, posso fare turn? A forza, turn. No, Gwen, allora Gwen non era una schiava, abbiamo ricaricato per niente. Va bene. È interessante. E vai. Beh, oh! Ma posso anche utilizzare l'altra arma a questo punto? Siamo abbastanza vicini, direi. Quest'arma fa un chiasso incredibile. Queste fuggono. Se non beccare le tipe. Morta, direi. Perfetto. Fine combattimento. Ok, ora... Dov'è il cadavere? Saccheggiamo il saccheggiabile. Purtroppo... mi rode. Che c'è? No? No? Adesso ne parliamo. Allora. Grazie per avermi salvata!
Di nulla, fanciullina. Ok, no, 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 no. Venite qua, è inutile che fate il giro. Questo è un cesso abbandonato, praticamente. Cos'è? Un molotov. Sì, va bene. Allora. E no, come non detto. Dov'è quell'altro? Eccolo qua. Ma no, ma vieni di qua. Ah, sono voi, siete voi in mezzo ai coglioni, capisco. Chi è? Ehi! Cioè... Potevate andarvene belli belli. E invece no. E invece no. Eccola qui. Allora, dai, ecco. Venite qua, per favore. Oh. Ruba. Bene, facciamo un po' di distribuzione dei panni dei pesci. Vai. Ste due lance inutili. Vai, questo ok. Vediamo adesso che possiamo prendere. Tornate fuori. Fatemi tornare fuori. No, maledizione. Oh mio Dio. Oh, allora. Prendiamo tutti i soldini del mondo prima di tutto. Poi, questa roba. Lo steam pack lo prendiamo. Bene. Quella lancia basta, ne abbiamo abbastanza di lance. Già non mi fa più prendere questa. Via, via, via. Ok, perfetto. Vediamo se riusciamo... come si deve. Wow. Fucile a pompa. Oh. Dinamite. No, fammi prendere la dinamite. No, non posso prendere la dinamite, giustamente. Ruba. Vieni, Taiko. Bene. Allora, tu prendi. E prendi anche questa. Sì. No, devi aprire. Questa è la parte macchinosa di questo gioco. Perfetto. Prendi tutte queste munizioni. Voglio piangere. Oh, Gesù. Allora. Bene. Vediamo un po'. Questo cos'è? Un letto scatalasciato. Le molotov le lasciamo. E andiamo di qua. Non possiamo perché c'hanno queste in mezzo ai coglioni. Bene.
Questa che cos'è? Una birra? No, se la può tenere. Steampack sono importanti, questo è importante. Questa vale dei soldi e la vorrei prendere. Bene. Armatura di metallo. Dai, che rottura di maroni finita. Allora, armatura di metà. Deve pesare veramente assai. Tieni. Ma non è possibile. Ma non è possibile, cioè proprio non è possibile. Prendi questo un attimo. C'è il laser, sì. Oh! Ok, direi basta. Vediamo se hanno soldi, per il resto gli lasciamo tutto qui perché non riusciamo a prendere più una mazza. Però non è giusto. Non è giusto, stiamo lasciando una caterva di roba. Andiamocene prima che mi viene il vomito.